Buongiorno a tutti, siamo venuti in due perché diciamo, era un'occasione ghiotta cogliere questo invito di Red Hat a poter raccontare gli ultimi due anni di lavoro assieme. E io sono quello che forse è un po' più un pesce fuor d'acqua, nel senso che appunto mi occupo un po' meno di tecnologia, mi occupo un po' di più di aspetti che riguardano l'evoluzione del business, di una realtà che sia, non so quanti di voi la conoscano come realtà, nessuno. Comunque noi non consegniamo pacchi postali, diciamo, siamo un po' meno visibili, però ci occupiamo di una cosa che è importante, ci occupiamo di infrastrutture del paese a livello domestico e a livello europeo, fondamentalmente per il mondo dei pagamenti. Siamo un processor in altri termini, siamo un processor che diciamo negli ultimi anni sta passando da un paradigma di fare poche cose bene a cercare di fare tante cose introducendo elementi di innovazione e ovviamente sempre bene, questo è rimasto un po' una costante, su una scala che passa da un ambito più italiano a un ambito europeo. Oggi, diciamo, nell'esperienza di vita di ognuno di noi, quando si va a fare un acquisto, spesso dietro ci siamo noi, che dobbiamo, diciamo, funzionare al meglio e cercare di garantire tutti gli aspetti di sicurezza e affidabilità in un contesto che, essendo sempre più in evoluzione, introduce una serie di elementi critici. Quindi io sono Lorenzo Bonelli, sono responsabile della parte prodotti in ambito pagamenti. Fabrizio Natelli, responsabile Innovative Payments di SIA. Ci faceva piacere fare questa cosa assieme perché negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto a stretto contatto, a differenza di modelli più tradizionali di lavoro. Io mi sono trovato ad affrontare i temi tipici degli aspetti che seguo, che sono legati fondamentalmente al business model, alla sostenibilità di un business, a logiche di partnership, a come costruire nuove proposizioni, con una serie di elementi innovativi, cioè farlo sempre più velocemente, farlo sempre con dei costi più contenuti. E quindi diciamo l'elemento della tecnologia e anche in questo percorso il supporto di Red Hat è stato sicuramente un elemento chiave, hanno fatto sì che la collaborazione fra la parte di business e la parte IT diventasse sempre più marcata. I temi che ci troviamo a affrontare sono quelli dei business model nuovi, quindi di andare a esplorare degli spazi che prima non erano coperti se vogliamo perché la tecnologia non ci consentiva di coprirla, perché non c'erano economie di scala, perché non erano spazi abbastanza redditizi, cioè si faceva tipicamente un'analisi del mercato, si dicevano qui stiamo cambiando un po' l'approccio, stiamo introducendo un approccio di provare a fare delle cose indipendentemente da una piena consapevolezza di quello che sarà il risultato finale. Il tutto con un punto d'attenzione molto forte, che è quello della retention del cliente, cioè comunque dobbiamo mantenere la nostra identità e cercare di continuare a offrire ai nostri clienti sia i servizi diciamo più tradizionali che portarli assieme a noi in questa evoluzione. In un contesto dove la competizione è cresciuta tantissimo, perché è una competizione sempre più a carattere internazionale e mondiale, e dove gli aspetti di compliance, soprattutto nell'ambito in cui lavoriamo noi, che vede come principali punti di riferimento le istituzioni finanziarie, le istituzioni centrali, aspetti di compliance sono molto forti in questi settori, anche se lavoriamo anche con le corporate, anche nel mondo delle corporate e della pubblica amministrazione sono aspetti sempre più rilevanti. Tutto questo, diciamo, questo schema di pensiero, no, va a introdurre comunque un'evoluzione sulla parte tecnologica che riguarda sia il mondo dell'erogazione delle infrastrutture, che nel giro di poco tempo è passato appunto a quello che si è detto fino adesso stamattina, a modelli di ibridi,
al mondo dell'architettura, che è passato da applicazioni monolitiche a applicazioni realizzate a microservizi. E l'altro punto più critico, dove forse la sfida è più rilevante, se vogliamo anche per una realtà come la nostra, che ha avuto sempre necessità di standardizzazione e di sicurezza e di processi solidi, introdurre dei modelli che passano dal waterfall, arrivare all'agile, al DevOps, è sicuramente una sfida, è stata e lo sarà ancora, l'approccio diciamo è continuo, una sfida molto complessa. Tutto questo lo stiamo facendo in un contesto, cercherò di essere breve perché diciamo il contesto più tecnologico che non di business, in un contesto in cui comunque vediamo una crescita del budget IT proprio per andare a raggiungere anche nuovi modelli di business e per diciamo rivedere tutto quello che è il parco applicativo, come diciamo ci hanno rappresentato benissimo l'esperienza dei due colleghi prima. In un contesto, se guardiamo soprattutto le istituzioni finanziarie, dove le revenue sono in forte calo, si parla del 15% di contrazione sui ricavi commissionali nell'ambito pagamenti e quello degli investimenti, di fronte a clienti che sono sempre più autonomi nel affrontare le loro scelte, cioè facciamo più fatica a guidarli e a diciamo a capirne il comportamento, con costi di compliance, come dicevamo prima, in forte crescita. In questo contesto, citato prima dal collega di Poste Italiane, un elemento fortemente rivoluzionario per il mondo bancario è stato l'introduzione, oltre al GDPR, anche quello citato, della PSD2, ossia del tema dell'apertura delle informazioni dei conti correnti o la possibilità di inizializzare un pagamento da parte di terze parti. Questo, al di là di essere vissuto dalle istituzioni finanziarie come un tema di compliance, è proprio un paradigma che cambia la relazione col cliente e quindi costringe anche, prima c'era un'immagine che era quella di un elefante, adesso io non vorrei dire che tutte le istituzioni finanziarie, però costringe dei soggetti che tipicamente hanno una capacità di reazione un po' più a lungo termine, diciamo, a cambiare completamente le proprie posizionamento, al punto tale, quadrante a sinistra, di arrivare a dover fare delle scelte nel prossimo futuro che vadano a posizionare la loro offerta o in basso a sinistra, in logica tradizionale come quella attuale, cioè un governo della distribuzione di prodotti fatti in casa e pensati in casa. Oppure in alto a destra, utility, un posizionamento completamente diverso, perché la tecnologia diventa un elemento così chiave nell'evoluzione che evolvere la propria realtà porta a candidarsi a essere un soggetto che può portare innovazione e offrire servizi tecnologici a delle altre realtà, quindi cambiare fondamentalmente da banca a, chiamiamolo, provider, oppure andare a focalizzarsi su segmenti molto più verticali e specifici, oppure usare la customer base per vendere prodotti che a quel punto sono di terze parti. Capite che questo in un contesto diciamo bancario è una rivoluzione. La nostra chiave di lettura di questa rivoluzione è quella che qui chiamiamo marketplace. Il marketplace è, diciamo, una piattaforma fondamentalmente, uno spazio, un pensiero di collaborazione finalizzata a creare un ecosistema. L'ecosistema prevede l'esposizione su questo marketplace di servizi propri, che oggi erano offerti direttamente alla propria clientela, che domani possono essere offerti a una pletora di soggetti più ampia, e questi servizi diciamo non sono scolpiti nella pietra dall'inizio, è una continua evoluzione, perché ognuno dei partecipanti mette a disposizione un set di, chiamiamole API, un set di microservizi che possono
aiutare a comporre use case diversi. Quindi entriamo in un contesto che diventa di competition e collaborazione fra diversi soggetti. Diversi soggetti che sono sempre più numerosi e che quindi diciamo, hanno bisogno di poter partecipare a questo ecosistema nel modo più semplice possibile attraverso una serie di strumenti messi a disposizione. L'APST2 è, dal nostro punto di vista, un acceleratore di questo fenomeno, perché è un aspetto normativo che porta tutta la comunità europea a doversi adeguare a questa regolamentazione e la costringe a riflettere su quelle che possono essere delle opportunità di business legate a un aspetto normativo che non deve essere guardato solo come compliance, ma come competitive scope. Questo che stiamo raccontando in termini di open banking non è una fantasia, perché se guardiamo il mondo anglosassone e guardiamo i dati delle transazioni, delle call che caratterizzano gli UK, c'è un trend molto significativo in alto a destra. Sotto invece è rappresentato il tempo di risposta di queste API, che ci evidenzia come il sistema di fatto sia andato a regime. Vediamo che nella parte iniziale i tempi erano, la parte iniziale che poi si tratta di, se non sbaglio, di un anno fa, i tempi sono andati a regime. Quindi dal nostro punto di vista, il nostro sforzo, e poi Fabrizio racconterà anche quello che stiamo facendo in termini di architetture e di prodotti che stiamo realizzando, ma tutti questi hanno degli elementi comuni che le caratterizzano. Gli elementi comuni dal nostro punto di vista sono quelli di poter avere una piattaforma, ritornando al concetto dell'ecosistema, quindi una piattaforma che sia flessibile e sicura per andare a esporre servizi propri. Noi oggi siamo un processor, trattiamo, nella prima slide c'erano un po' di numeri, non di revenue, ma di quanti dati trattiamo, di quanti servizi facciamo, oggi sono chiusi nel nostro mondo. Quello che stiamo approcciando è renderli aperti, renderli fruibili all'interno di un marketplace, portandoli a una logica di microservizi. Integrare terze parti, quindi c'è un continuo scouting di realtà che vogliono provare a costruire delle cose assieme e quindi all'interno di questo marketplace portiamo terze parti e gli consentiamo di esporre i loro servizi attraverso i loro, i nostri, attraverso un fattore abilitante che è quello della sandbox, quindi un ambiente che consente a uno sviluppatore di concentrarsi sugli aspetti di design della soluzione e provare e riprovare in modo autonomo interagendo con questa sandbox. Tutto questo ci porta a degli aspetti di consapevolezza. La consapevolezza è, soprattutto nel nostro settore, che sempre di più cadono le barriere all'ingresso e quindi diventa importante la visione del prodotto, di avere un parco più ampio di prodotti e che abbiano un prezzo estremamente competitivo. Questo ci consente di arrivare a business che prima non erano sostenibili. I fattori abilitanti sono sicuramente quelli tecnologici, i fattori chiave sono il time to market, modelli di business che sono pay per use e l'adozione cloud. E considerate appunto la nostra realtà, dove gli elementi chiave sono sempre stati la sicurezza, la chiusura, quindi approcciare un concetto di cloud, hybrid cloud, per noi è un cambiamento anche epocale. Passo la parola a te su quelle, entrando un po' nel... Allora, marketplace di servizi, cosa abbiamo dentro? Allora, va un po' rivista quella che è la logica del marketplace, perché
In realtà abbiamo scritto servizi, ma abbiamo soprattutto use case, quindi sono sia servizi che use case. Come nasce la cosa? Allora, quando io devo realizzare uno use case, non parlo mai di un solo processo, parlo normalmente di più processi, quindi potrei avere 10, 20, 30 processi per soddisfare uno use case. Allora, da cosa è fatto ogni processo? È fatto da piccoli servizi, che fra di loro, diciamo, cooperano e parlano, si scambiano informazioni. Questi servizi possono essere anche quindi servizi molto basici. Faccio un esempio: se io dovessi mandare delle notifiche a un sistema o dovessi leggere un file, cosa banale che facciamo tutti i giorni, quanti software abbiamo scritto con leggi file, scrivi file, dovessi scrivere un file, quindi mandare notifiche, fare report, qualsiasi cosa che sia, diciamo, generica, fa parte, l'abbiamo messo a catalogo di questo marketplace. Catalogo che contiene ovviamente delle configurazioni, chiamiamole così, di default, tipo l'Hello World di turno, col quale, diciamo, un utente, anche non per forza che conosca alla perfezione il microservizio come è stato realizzato e magari non c'ha voglia di leggersi tutta la documentazione, trova comunque degli esempi già pronti per poterlo utilizzare. Questi, diciamo, sono servizi basici. Poi che cosa ci sono però? Esistono, diciamo, servizi di settore, quindi sono dedicati a quello che oggi fa SIA. Se oggi, come diceva Lorenzo prima, fa pagamenti, è un processor, quindi abbiamo servizi per fare pagamenti con le carte, per gestire pagamenti, incassi normali, quindi tutto con gli standard di mercato, comunque standard che oggi la comunità europea, come sapete, dal 2009 ha messo a disposizione, sotto gli standard appunto dell'ISO 20022. Ma ci sono anche servizi, diciamo, chiamiamoli tradizionali, quali possono essere quello del mondo gateway di SIA, quindi la ricarica telefonica, piuttosto che servizi basici che utilizziamo tutti i giorni. E anche questi sono messi a disposizione in questo marketplace. Dopodiché cosa manca? Mancano i servizi dei clienti. Cosa esiste quindi? Esiste un SDK abbastanza evoluto, che mettiamo a disposizione di chiunque voglia andare a far parte dell'ecosistema per crearsi i propri microservizi e pubblicarli. Cosa abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo un elenco di servizi nostri, di clienti, anche di altri clienti. E quindi questo catalogo qua è a disposizione di tutti quelli che vogliono far parte dell'ecosistema. Cosa manca? Manca l'orchestrazione poi di questi servizi, cioè come parlano fra di loro. Esiste un sistema di workflow management che funziona in modo, lasciatemi dire, un po' particolare, che fa coreografia e orchestrazione di questi microservizi. Allora, perché è un po' particolare? Perché quando parliamo di servizi, ad esempio, di clienti, e quindi servizi che non sono installati sul nostro cloud o su uno dei nostri cloud su quale stracciamo, ma direttamente su un cliente, vuol dire che quei servizi li potrei erogare soltanto in casa loro. E quindi ho bisogno di portare in casa loro una parte dell'infrastruttura per far cooperare tutti questi microservizi fra di loro. Questa componente di middleware abilita, è il nostro fattore abilitante, ai microservizi dei clienti e a rendersi, diciamo, parte del cloud ibrido. Dopodiché con il sistema di workflow management questi servizi cooperano fra di loro, parlano e di fatto ho assolto a uno dei processi del mio use case. Come dicevamo prima, use case, voglio dire, possono avere o un processo tantissimi, ma comunque questo sistema mi dà la disposizione di poterlo fare. Un esempio noiosissimo è quello del Global Transaction Banking. Allora, sono una banca, ad esempio, vorrei dare a disposizione dei miei clienti corporate per tutto quello che è il mondo della divisa, cioè l'import-export praticamente di quello che succede oggi, quotidianamente. Lo vorrei dare a disposizione dei miei clienti per che cosa? Magari per prenotare delle valute in divisa, piuttosto che sapere qual è lo stato del mio credito documentario, della mia garanzia internazionale, per qualcuno di voi parlo arabo, ma sono, diciamo, cose che vengono usate tutti i giorni e che sono necessarie appunto per garantire l'export e l'import. Tutto questo mondo qua è reso sotto, diciamo, API e quindi a disposizione del marketplace. Ripeto, un esempio noioso, ma che vi fa capire come anche una banca che from scratch vuole dare a disposizione delle API alla propria clientela, come lo fa?
lo fa appunto integrando propri servizi, perché queste informazioni sono prima di tutto in casa della banca, unito a tutto un altro set di servizi che completano i use case. Come comunque ci sono anche, prima parlavamo della PSD2, tutte le API che portano, diciamo, introducono l'evoluzione, quindi che consentono a una terza parte di operare presso i conti di controparti dopo aver raccolto un consenso del cliente. Corretto. Quindi il terzo box che vedete nella slide, Open Banking, è di fatto tutto il set di questi microservizi per l'accesso, diciamo, quello di compliance alla PSD2 piuttosto che la parte aggregator, ovvero una banca, un TPP che vuole accedere tramite consenso dell'utente al conto di un'altra banca. Fino a qualche giorno fa esisteva un altro standard per far questo, oggi questo si estende non solo in Italia ma in tutta Europa, è sicuramente anche reso a disposizione come microservizio, quindi integrabile nei miei use case. Un altro esempio è quello del Payment Hub che abbiamo citato prima per gestire pagamenti in cassi, piuttosto che il PagoPA, è stata una sfida diversa, il PagoPA basata proprio sul problema delle performance, quindi con l'architettura, anche grazie al supporto di Red Hat, OpenShift e tutto quello che oggi abbiamo visto, abbiamo, non dico, aumentato di 3-4 ordini di grandezza, ma poco ci manca. Quindi, diciamo, un fattore abilitante non da poco. Ma solo per fare un esempio, il PagoPA, non so se lo conoscete tutti, comunque è un sistema centrale, è un hub dei pagamenti della pubblica amministrazione, quindi tutto deve passare di lì. È un sistema che doveva decollare, ti rubo un secondo, che doveva decollare da anni, no? Dopodiché non è mai andato a regime. Oggi inizia ad andare a regime. Lo sta facendo con un trend di crescita assolutamente significativo e con una capacità previsionale di quelli che sono i volumi su questo sistema bassa, perché dipende dalla singola pubblica amministrazione che aderisce e dal fatto che riversi o una quota degli incassi o tutti gli incassi. Oggi non c'è una regia che sa dire quali saranno i volumi transazionali su questo sistema il prossimo mese. Quindi qui gli elementi di scalabilità e questo è un aspetto, sono fondamentali. E l'altro aspetto è c'è un'evoluzione verso il cittadino molto forte guidata dal team digitale che richiede che questo servizio esponga in modo sempre più veloce, sempre più fruibile, informazioni API a canali terzi, no? Un canale è quello della nuova app IO che è stato lanciato da poco. Scusa. Corretto. Non vi sto a annoiare con gli altri use case o comunque le altre soluzioni che abbiamo realizzato, parliamo un po' più dell'infrastruttura, di che cosa abbiamo fatto. Allora, OpenShift sì, Kubernetes sì. Cosa abbiamo aggiunto? Abbiamo aggiunto un sistema di messaging distribuito molto 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 vicino alla logica del grid computing che ci permette di scalare sostanzialmente su più siti contemporaneamente con una velocità di calcolo, diciamo, e di passaggio soprattutto di questi eventi molto veloce. Questo l'abbiamo realizzato appunto facendo veramente un mix di tecnologie ma soprattutto di pattern informatici, di buoni pattern informatici. Quindi in questo momento questo è sorretto da un sistema reactive che abbiamo inserito all'interno e tutte le informazioni passano da un sistema distribuito che è Ignite per gestire il caching delle operazioni. Cioè in uno use case, o meglio, in un processo di use case, tutte le informazioni viaggiano solo in memory, non c'è neanche un dato persistito su disco. Questo perché? Perché sui processi, diciamo a breve termine, la velocità è fondamentale. Pertanto va bene gli SSD, scusate, va bene i database, va bene tutto, ma key value è la chiave, appunto, per essere veloci su tanti contesti di questo tipo. Abbiamo scelto Ignite, ma e siamo contenti di questo. Questo cosa ci consente? Di stracciare le informazioni su tutti i cloud dove distribuiamo i processi e queste informazioni sono disponibili quindi anche dal cliente stesso, che quindi vede con i propri servizi, i propri microservizi realizzati tramite l'SDK, le proprie informazioni le può consumare. Ovviamente tutto questo è sorretto anche da un sistema di API management per chi, diciamo, non è direttamente integrato col bus di messaggistica, perché ovviamente
tutto questo, tutto quello che è un processo, uno use case, può anche essere distribuito, diciamo, in un mondo internet, appunto, e quindi usufruibile tramite una classica API. Abbiamo utilizzato Trescale, anche in questo caso Red Hat ci ha dato una grandissima mano a fare tutto quello che abbiamo fatto, e oggi posso dire che sorreggiamo un carico e un traffico non indifferente, e soprattutto garantiamo performance. Uno scenario tipico della distribuzione della soluzione su un cloud ibrido, appunto, è, adesso abbiamo messo sia monocentrica, ma lasciatemi dire, non è quasi mai così, quindi la banca di solito è sempre, o il cliente stesso, al centro del dato, di chi mantiene il dato, della retention delle informazioni, e manda il processing, appunto, a questi cloud esterni, fra cui appunto sia con la sua infrastruttura che ha distribuito negli altri cloud. Vado veloce perché abbiamo poco tempo. Scontato, non ci perderà più di 2 secondi, tutto questo l'abbiamo fatto anche grazie a OpenShift, che ci ha abilitato al test, a use case, e quindi a realizzare tutti quelli che sono pattern, anche demo live. Abbiamo preparato demo nel giro di 2 o 3 giorni da presentare ai clienti, come facendo coreografia di microservizi fra di loro. E quindi siamo andati poi in un ambiente demo per farli vedere. Questa slide velocissima è solo per, anche se non è rappresentativa di tutta la sicurezza che abbiamo, ma solo di una parte, è perché all'interno di tutto il sistema abbiamo, chiamiamolo così, un meccanismo di antifrode che si occupa di monitorare tutto quello che accade sia sulla parte perimetrale per gestirla fino alla transazione che viene, diciamo, poi di fatto resa consistente sul disco o sugli archivi. Questo perché lo facciamo? Lo facciamo perché dobbiamo garantire come processor una sicurezza end-to-end, ovvero dal canale, dall'elemento più esterno, che può essere il browser, l'applicazione mobile, tutto quello che volete, fino a che arriva sul disco. E questa informazione deve essere intatta, non corrotta e assolutamente consistente. That's all. Grazie a tutti. Grazie.